Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la ballerina Lorella Boccia confessa di essere stata costretta a fare qualcosa di incredibile. Gli spettatori sono rimasti senza parole. Lorella Boccia si confessa. La ballerina che abbiamo ammirato ad Amici di Maria De Filippi si lascia andare al racconto di alcuni episodi del suo passato che hanno lasciato i fan senza parole. Come molti ricorderanno, nel 2012 entra nella scuola più famosa della televisione. E una volta arrivata al serale si classifica terza. 4 anni dopo torna. Ma questa volta nelle vesti di professionista. Del resto non è la prima esperienza. Quella nel talent. Ha già partecipato a diversi altri programmi facendo parte del corpo di ballo. E si è cimentata, dopo, anche nelle vesti di conduttrice. Le viene affidato infatti il talk show Rivelo su Real Time, nel quale intervista personaggi famosi e politici. Ma la sua confessione su un passato doloroso ha lasciato i fan e i telespettatori senza parole. Cosa ha raccontato? Lorella Boccia. La confessione. Lorella Boccia si è costruita una carriera nel mondo della danza e si è fatta apprezzare anche per le sue doti. Non solo fisiche, è infatti una splendida donna, ma più in generale, come si dice in gergo, di presenza scenica. Come per tutti però, anche lei nasconde un grande dolore dietro il sorriso sempre presente sulle sue labbra. Sposata dal 2019 con l'imprenditore e produttore televisivo Niccolò Presta, i due hanno una figlia, Luce Altea, nata 2 anni più tardi. Una grande gioia. Ma la ballerina ha raccontato anche di essere stata costretta a fare una cosa che nessuno avrebbe mai immaginato. Lorella Boccia è stata letteralmente abbandonata dal padre. Il triste monologo alle Iene ha gettato luce su questa parte sconosciuta del suo passato. Ha raccontato: avevo 5 anni quando mio padre è sparito. Io scendevo in strada ad aspettarlo e mi pettinavo i capelli per essere carina per lui, mentre mia madre lo cercava al telefono e mi diceva: guarda che arriva. E invece non l'ho rivisto per 12 anni. Ci ha lasciato senza un soldo e mamma ha dovuto pulire centinaia di case per farmi studiare danza. È ricomparso quando avevo 20 anni, tutta l'adolescenza lontana dal padre, costretta a crescere troppo in fretta. Si riavvicinano quando lui ha un infarto, per poi separarsi ancora quando scopre che lui ha avuto un altro figlio che gli è stato vicino. Ci riprovano ancora una volta, ma il rapporto non può essere ricucito. Viene a mancare mentre lei è impegnata con Amici. Quel giorno ho capito che a volte devi imparare a prendere il meglio che una persona può darti, anziché lamentarti per ciò che non ti ha dato, conclude.